Questo programma è offerto da... E benvenuti a Chef per Passioni, il portale del gusto. Oggi una ricetta calabrese e si pronuncia, spero così, Catuli, una cosa del genere. Ci vediamo tra poco. Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con Iren Casa Online hai internet e luce nella stessa offerta. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà, mollare 0%, 10% dubbio, 20% avventura, 30% energia, 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici. Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura. Solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui. Per capire. È per milioni di famiglie come questa che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... che in un carrello della spesa devono esserci... caffè... ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Capricorno, risolverete una questione preoccupante. Hai capito? Cinemino stasera? Buono. Un pesto nuovo, quello vero. Pesto vero, ne? Ma se ne ci muovete più in derie, potete farmi due risate. Ma che niente da fa? I senesi o pesto non fanno proprio diverso. Ma non è possibile. Le fa quello di me nonna quando è in figlio. Ti senti bene, Cennà? Come la casa chiama? Compagnia del Pesto Genovese. Buono. Benvenuti ad una nuova puntata di Chef per Passioni, il portale del gusto. Vi ricordo che se volete andare a vedere tutte le ricette che ho fatto, magari perché vi siete perso qualche ingrediente, potete andare su chefperpassione.it, il nostro portale. Allora, oggi una ricetta calabrese. Io adoro la Calabria, i miei amici calabresi. Spero di pronunciarla bene. Prima l'ho fatta rivedere, ora ve la faccio rivedere. Scritta nella padella, Catuli, con la sospirata, come fanno i calabresi. Spero che si dica così. Comunque, gli ingredienti sono, per questa ricetta, questi. Per 8 persone, 1 kg di farina, 100 g di zucchero, 100 g di strutto, una bustina di vanillina, 10 uova, una buccia di limone, grattata ovviamente, cannella, zucchero a velo e olio extravergine di oliva per friggere i nostri catuli. Allora, qui avete visto tutto pronto e oggi io lo chiamo, ma dovrà solo assistere perché... oggi impasto io, però lo presento, avrò proprio il professore che mi starà dietro le spalle per dire: guarda Matilde, stai facendo bene o stai facendo male? Anche perché voi da casa non siete cuochi come me, quindi noi dobbiamo imparare a amare quest'arte di cucinare e fare dei manicaretti, chiamiamo sia i nostri figli, i nostri mariti, fidanzati, amanti e quant'altro. Professore, eccolo qui, Andrea, ben arrivato. Buongiorno, io scusami, io vederti così già inizio a sudare. Ma amore, mi sono messa una cosuccia, perché anche a cucinare bisogna essere carine, belle, eleganti, perché dobbiamo essere brutte, no?
Beh, insomma, se vedo me e poi vedo te, cosa mi combini oggi? Allora, oggi è una ricetta calabrese, okay. Catuli, dilla tu. Catuli? Catuli. Io, guarda, della Calabria conosco solo mia moglie. È calabrese, allora, sì. Come si chiama tua moglie? Elena. Elena, io ti capisco, perché qua, cioè, deve essere tosto, però ti fa tutti, ti cucina tutte cose buone, eh? Lei è brava, immagino. No, beh, se ne ha sposato, il motivo è anche quello. Diciamo, cucino io e lei fa tutto il resto. Fa tutto il resto, va bene. Allora, maestro, professore, allora, tutto, farina, lo chiamo. Allora, uova, allora, io zucchero. Sono pronta. Ho messo anche già, perché dovete sapere che poi vanno fritti, quindi mettiamo la padella, ma dopo però il professore ci spiegherà perché vuole questo tipo di padella. Abbiamo messo 1 litro di olio d'oliva, perché bisogna friggere con l'olio d'oliva, ricordatevelo, l'olio d'oliva, sempre, per tutte le cose. Allora, mi prego, mi metta, allora noi usiamo la nostra ciotola perché... Non ne facciamo tantissimo. No, non ne facciamo tantissima, quindi un po' di farina. Ora io vi ho dato gli ingredienti per 8 persone, non la facciamo per due, tre, vai. Io vado ad occhio e vediamo se riesco a essere preciso, allora, nel farti fare un impasto. Due uova ne mettiamo? Sì, un paio di uova. Due uova adesso per noi, Ti metto un po' zucchero. Un pizzico di zucchero. Abbondiamo un altro pochino. Basta. Poi, lo strutto, scusami Matilde. Prego, lo strutto. Ora noi con le noci dello studio è abbastanza... Guarda, però nella casa, se rimane un po' duro, lo potete sciogliere con un pochino di acqua tiepida. Sì, si ammorbidisce leggermente. Perfetto. Vado? No, bisogna grattugiare un po' di... Guarda, possiamo usare il limone Guarda, grattugiamo una scorza di limone. Ti faccio di nuovo spostare, scusami. Prego, Matilde. Io intanto... Che bello, è troppo divertente, guarda. Allora, forse ci vuole un altro po' di farina, sai? Sì, perché qua è colpa sostanzialmente dello strutto, sai? C'è molto caldo. Esatto. E mi sfalsa proprio la ricetta, vedi? Ti aggiungo un po' di farina. Vai, aggiungi un po' di farina. Perfetto. Vado, basta. Noi basta. Ok, guarda che meraviglia, forse ne abbiamo messo troppo. Un pochino troppo adesso. Io ti aggiungo una punta di strutto, esatto, eventualmente vedrai che... Senti, ma un goccino di latte non si mette, vero? Allora, perché il latte, lo sai cosa succede? Che il latte ci va a umidificare, ora diventa noioso però. No, ma guarda, se noi bagniamo la farina con un liquido, con il latte, andiamo a stimolare le proteine, la farina, il glutine. Okay. E il risultato è che l'impasto, invece di diventare friabile, lo lavori meglio a mano. Ma invece di diventare friabile, quando lo cuoci, poi tende a diventare duro. Ok, ho Quindi capito. È un po' una sorta quasi di una pasta frolla questa, in realtà. Per quello che non serve mettere liquidi. Ok, solo che ora c'è un pochino troppa farina, ma tanto noi ci riusciamo. Ma tiramene su una pallina, tanto lavoriamo su poco, se non riesci a impastarla tutta. Ecco, diciamo, prova quella. Ma sì, te la lavoro un attimo questa, vedrai che va bene. Vediamo un pochino cosa esce fuori, questo non va bene. Quella com'è? Questa va bene. Va bene, ma ok. Io non vorrei sgridarti, ma se ci metto le mani io lì dentro vedrai che... Guarda, adesso tu metti le mani qua dentro, tutto in diretta, prego, io faccio quest'altro, vai. Facevo i fatti miei. Oh, guarda. Perché io facevo i fatti miei, ma no, ci vuole un guarda. Io ci metterei un altro uovo. Ecco, quello potrebbe essere un'ottima idea. Vai, mettici un altro uovo, vai. Lo fai aprire con la sinistra? Va bene, siamo con la sinistra. Poi faccio i miei contro i tuoi. La gara. È ovvio che noi lo facciamo per riuscire a realizzare in diretta, ma certo, magari sfruttare la ricetta al massimo con le dosi sarebbe cosa opportuna. Certo, però in realtà se noi facciamo una sorta di due uova, tot grammi di farina, tot grammi di zucchero. Sì, andiamo, possiamo dividerla, certo. Chi ci sta guardando da casa? Sono molto bravi, più bravi di noi. E guarda che sta venendo bene. Certo che più si lavora. Chiaro. Allora, questa non va messa a riposare. No, questa puoi anche non farla riposare. L'importante è lavorarla bene, che sia bella liscia. Sai cosa ti dico però? Sì. Intanto passo dietro di te. Vai. E appoggio questo. Ok, io ci Dopodiché, sono quasi. Ripasso dietro di te. Ci do una manata io, così le metto assieme, cosa dici? Vai. C'ho la manina pesante. Vai, io mi lavo le mani, così, tanto, perché è bellissimo fare la pasta frolla, la pasta in casa. Un giorno facciamo anche la pasta fatta in casa, eh? Possiamo fare le lasagne, possiamo fare... Bravissimo. Poi potremmo fare una bella puntata con le lasagne al pesto, cosa dici? Ah, che io adoro il pesto, io adoro, cioè lo mangio anche così sul pane, tra l'altro noi abbiamo un ottimo prodotto qua di uno sponsor che ci aiuta
che è un prodotto, un pesto pronto che... Ecco, senti, abbassiamo un po' la temperatura perché è molto caldo. Perché ecco, è molto caldo. Guarda, la pasta è pronta. Lo sai che ti dico? Io vedo l'olio forse un pochino troppo caldo e faccio una di quelle cose che magari a casa si fanno poco, ma... Prendiamo, aggiungiamo un pochino di olio, esatto. Sì, olio sta di oliva. Sta quasi bruciando qua purtroppo. Sì, no, ora mi si prende in diretta, le mani un po' unte. No, faccio io, guarda. Sei un pasticcione, ma non ce l'abbiamo un olio già aperto? No, va bene, ecco, lo apriamo. Tutto in diretta, anche perché questo accade normalmente nelle cucine di tutti gli italiani. Apriamo, ok? Aggiungo un po' d'olio. Allora, ti posso rubare un minuto, Matilde, nel parlare anche del fritto? Anche due, guarda, due minuti abbiamo proprio ancora. Al volo, al di là di utilizzare... Basta? Perfetto, bravissima. Basta. Al di là di utilizzare un ottimo prodotto come l'olio extravergine oliva per frittura... Qua. Io te ne ho fatto mettere tanto. Sì. Perché il problema del fritto non è tanto e solo l'olio che utilizziamo, sì, ma è quanto olio poi rimane in quello che abbiamo fritto. Esatto. Allora, l'olio deve essere ad alta temperatura, il più alta possibile. Noi questo aveva già iniziato. Ne abbiamo messo molto. Io non so se le telecamere l'hanno già inquadrato, ma lo sai cosa ti dico? Che nel blocco, poi quando avremo la pubblicità, io lo sostituisco integralmente. Perché quest'olio qua sta fumando. E non va non bene. Non deve mai arrivare a fumare. Quindi, l'olio. Quindi noi lo sostituiamo, esatto, perché poi fa lo male, lo sostituiamo, ovviamente, perché fa male. L'olio, la qualità dell'olio, dipende al di là dell'olio extravergine oliva o di semi o di palma, dal punto di fumo. È facile, si va su internet, ci sono delle tabelle dove indicano il punto di fumo, cioè il momento, la temperatura nella quale l'olio brucia. Okay. Allora, se noi abbiamo tanto olio, riusciamo a tenere l'olio ad alta temperatura senza mai farlo bruciare e soprattutto quando inseriamo il cibo all'interno dell'olio per farlo friggere, questo, se ce n'è tanto, non crolla di temperatura, non si raffredda. Non raffreddandosi, non penetra all'interno dell'alimento. Grazie professore, sono cose, è un po' logorroico, però dice veramente cose interessanti e insomma è una cosa giusta e importante da sapere, certo, perché appena insomma vediamo dalla padella uscire questo fumo non va bene. Già più bene. Va bene. Beh, noi lo sostituiamo adesso nella pausa. Va bene, adesso noi lo sostituiamo, ma ci vediamo tra pochissimo perché io adesso vado a stendere e a creare questi dolcetti buonissimi calabresi in catuli. Spero di dirlo bene. Tra poco. Bravo, bravo, l'hai fatta bene. Oh, grazie. Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con Iren Live Control anche la tua casa è più intelligente e sicura. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Roberto e sono un mix di tante cose. 20% viaggio, 20% rispetto, 30% mare, 10% errori, mollare 0%, 20% gioia, 100% mix e mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo, unici, come la bontà e il benessere PB Mix Ventura. Ventura, solo la frutta più buona. Capricorno, risolverete una questione preoccupante. Hai capito? Cinemino stasera? Buono. Ho un pesto nuovo, quello vero. Pesto vero, ne? Ma se ne ci muovete più in derie, come fanno due risate? Non che niente da fa. I senesi o pesto non fanno proprio diverso. Ma non è possibile. Ne fa quello di me nonna quando è in figge. Ti senti bene, Cennò? Come la casa chiama? Compagnia del pesto genovese. Buono. E bentornati a Chef per Passione, il portale del gusto. Guarda, io sto facendo ancora la pasta. Tutto cambiato l'olio, sì, sì, abbiamo cambiato l'olio perché vi ricordate, abbiamo detto che prima fumava e non va bene, quindi l'abbiamo sostituito. L'olio non deve fumare, altrimenti è bruciato e ci fa male. Allora, ricapitoliamo, caro professore, cosa stiamo facendo? Allora, stiamo facendo una ricetta buonissima, un dolce, un dolcetto, dolcetto tipico della Calabria. Pensa, è nato nella Locride, non vorrei dire una bagionata, però così mi hanno detto, nella Locride. Erano addirittura dei dolci nuziali che si portavano i futuri sposi, adesso non me ne voglia tua moglie, cioè io e te ci sposiamo, no? Noi facciamo questi dolcetti e li portiamo a casa. Bravissimo, in omaggio, come un biglietto da visita,
ben augurante agli parenti, zii, cugini, questi dolcetti che poi sono fatti a forma elicoidale, ho detto sì, bene, attorcigliati. E anche lì insomma c'è qualcosa di mezzo come avere un figlio, quindi la procreazione, cioè, bisognerebbe essere calabresi doc per farli bene, ho paura. Tu sei genovese, però i genovesi ci proviamo. Beh, noi facciamo una cosa simile, ma cose simili poi si fanno in tutta Italia. Esatto, anche a Roma, vabbè, più o meno le frappe. Li faremo, noi faremo i catulli romano, liguri, tosco, emiliano. Esatto, allora, ricapitolo gli ingredienti che sono per 8 persone. 1 chilo di farina, 100 grammi di zucchero, 100 grammi di strutto, una bustina di vanillina, 10 uova, buccia di un limone grattata, cannella, se si vuole, zucchero a velo e olio extravergine d'oliva per friggere. Maestro, allora, a questo punto ne farai metà, non tutta? Ne facciamo un pezzettino. Guarda, io uso le manine. Va bene, vai. Sono un po'... Ok, un po' grezza. La dobbiamo stendere. Stendiamo. Intanto abbiamo già pronto questo. Ah, qua ti voglio Deve essere più o meno di un centimetro, di millimetro. Sì. No, forse un po'. Dipende. Poi io non la faccio una troppo. Una centimetrata? Facciamo. Sì. Lunghi 8 centimetri e larghi 4, per essere proprio precisi. Ti voglio. Quindi un centimetro. Però guarda, io do proprio le giuste proporzioni, un centimetro di spessore, la lunghezza di 8 e la larghezza di 4, ripeti. 1, 8, 4. Bravo, promosso. E allora, quando si sbriga, perché ecco, no, pronto, scherzo, pronto, l'altro pronto, po', dai, un centimetro questo, no, 8 centimetri. No, ci siamo 8. Ma non è troppo spessa? Un centimetro ci siamo. Facciamola, allora, mezzo, dimezziamo, facciamo 8, secondo me mezzo, a Roma li facciamo un po' più, così. Guarda, adesso siamo... Aumentiamo qua un po' il calore perché ora non fuma proprio millimetri. Più. 4, 5 a 5. Che dici, va bene? Ok. Guarda. Direi va bene, ci piace. Allora, vado, la facciamo a forma rettangolare. Vuoi fare rettangolari? No? Sì, sì. Allora, intanto facciamo una cosa meravigliosa, questa non ci piace. Guarda che brava che sono, intanto faccio tutto. Quanto mi diverto! Dici che stai facendo? Non ti preoccupare, intanto io taglio, perché questo io recupero. Dopo tu recuperi, infatti. Certo. Allora, guarda, ad occhio, 1, 2, questi sono un po' più sottili, 3, 4. Ti piacciono? No, però lo stesso. Ha detto di no! Ti uccido con... Dammi subito l'attrezzo. Aspetta! Guarda che era 4 centimetri, tu ne stava più piccolo. No, per carità, tu fai le tue, io faccio le mie e ognuno fa le sue. Ma non è così! Allora, tu fai le tue, guarda, io faccio le mie, infatti ne prendo due. Cattivo, è proprio cattivo questo professore. Io lo faccio ho paura, poi quando arrivo a casa di mia moglie che è calabrese, che guarda, non so... Guarda, io li faccio più ciccioni, perché... Che non so, voglio che mi sgridi. Guarda che più... sono più belli i miei, Elena! Quando arriva a casa? Quello più bello. Più bello sì. Tu vabbè, ne faccio una versione genovese. Guarda. Che facciamo le bugie a Genova. Guarda. A Genova si fanno così le bugie. Un po' più cicciottello qua, non mi piace, bisogna essere precisi, Guarda. Vabbè, quello che cos'è? A Genova si fanno le sembra bugie. Sembra tipo un cuore. Così. Tu hai parlato di matrimonio e io sono diventato romantico. Giusto. Ecco qua. Aspetta, mi sto confondendo, il fuoco è quasi pronto. No, il fuoco, l'olio. Ecco lì. Cosa dici, friggiamo? Adesso li friggiamo, aspetta, ne voglio fare un altro un po' più sottolietto. È troppo divertente, questo vi potete aiutare anche dai vostri figli, bambini, amanti, amici. Parenti. Hai detto amanti, mi hai guardato però. Questa ve la segno, ricordatevela tutti. No, ma scherzi. Eccoli. Basta già il mio, mi basta. Vado a friggere. Vado con la manina così, no? Sì. Vado. Aspetta, io ti procuro intanto. Sì, perché no, ho paura che. Tenta non bruciarti. Esatto, vado. Opla, uno è andato. Guarda che ti prendo anche una. Due è andato. Schiumarola. Prendiamo che non trovo pure più. Uno brutto fatto dal professore. Ce l'hai già lì. Tre. E questo simile. Questo stupa occhio di roba.
Non si piccolo, fa. Piccolo trucco, piccolo consiglio. Usiamo sempre questo. È quello io volevo fare, guarda, però no. Guarda. 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 Ecco, allora, tra un po' loro si solleveranno. Si sollevano. L'abbiamo fatti, io l'avrei fatti pure un po' più le... Allora, ridiciamo che le misure fate come vi pare, perché in realtà pure più sottili, diciamo mezzo centimetro, poi avete visto insomma come le abbiamo preparate noi. Però intanto le ricapitoliamo le, gli ingredienti velocemente: per 8 persone un chilo di farina, 100 grammi di zucchero, 100 grammi di strutto, una bustina di vanillina, 10 uova, la buccia di un limone grattata, e zucchero a velo e olio extravergine di olive, di oliva per friggere. Andiamo un po' a vedere. Fanno qua. Belli, che meraviglia! Io mi sono procurato un piatto per impiattare. No. Ancora, ancora un altro pochino. Quanto devono stare? 2-3 minuti, sì. Dai. Se c'è l'olio ben caldo. Sì. Che dici? Ancora un altro po'. Dai, ancora un minutino. Un minutino, dai. Guarda, allora, io vi ricordo di andare sul portale chefperpassione.it per rivedere tutte le ricette, per rivedere me, per rivedere il professore, per rivedere insomma quello che vi siete, che ne so, persi durante le nostre trasmissioni che vanno in onda dal lunedì al venerdì, sempre su questa emittente. Bravo. 10, bravo. Io direi di scolarli. Scolarli. Intanto, questo si è aperto, e vabbè, però. Quello è quello che hai fatto te. No, non è per vero. Forza, te l'avevo detto. Devono, cioè, lo vedete da voi, insomma, devono prendere quel color biondo, biondo miele, come i miei capelli. Vabbè. Noi con... Ma perché in cucina bisogna così essere divertenti, quelli che sono tutti impostati, tutti seri, tutti tristi. Guarda, questo è bellissimo, devo dire, questo è, ti è venuto proprio bene. Questo è un, non si sa che è, mi sembra un nodo di cravatta. Questo pure non è male e lo toglierei anche. I miei si sono aperti, lo sapete perché? Perché non li ho chiusi bene alla fine. Spegniamo anche il fuoco. Guardate che maestria. Bisognerebbe avere, io non lo sto facendo, nella ricetta originale si parla, beh, di cannella pestata, esatto, nel mortaio. Guarda, il mortaio ce l'abbiamo, ma... non quello di... Mi fai lavorare, no, guarda che bel prodottino già in polvere. Già in polvere, guarda, va bene, però se volete il mortaio lo mettiamo qua, il rame sarebbe meglio, e ci mettiamo la cannella e la... Pestiamo tipo pesto, ma ci potremmo mettere anche il pesto genovese sopra, dai, scherzo. No, ma lo usiamo, vedrai che lo usiamo. Che questo. Meraviglia! Guarda un po', cosa dici? Aspetta che qua ti manca un po' di... No, lo zucchero lì. Ma poi ce ne diamo... Quello lasciamelo che me lo mangio io. Per Matilde. Questo per me. Aspetta, io, guarda, ho aperto il frigorifero. Ho trovato un la po' prima di miele. Cosa ho trovato un po' di miele. Il miele, buonissimo. Facciamo così. Il nostro miele. Diamo una spennellata di miele qua, sporchiamo il piatto. Ah, e poi ci mettiamo... Ci mettiamo un po' di arancia che profuma. Senti, questa frutta secca, sì, che io la metto su ogni cosa, qua non ce la mettiamo. Ma perché... se vuoi sì, perché a te piace molto, ma io qua ci metterei, che la mi piace molto. No, proprio intero, bravo, sì, così. Guarda, un pezzetto così intero e un altro pezzetto se riesco. Vabbè, facciamo una cosa, siccome non sono in grado di farlo uscire, Matilde, allora io prendo questa e faccio così, sai come la moltiplicazione delle cannelle faccio. Sai che sono proprio buone. Un piatto divertente, veloce da fare. Così mi piace di più. Fa macello, professor. No, ma perché volevo poi finirlo con una punta di zucchero a velo. Bravo. Vediamo anche qua. Eccoli. Questi sono i nostri incatulli calabresi, dolcetti fritti della Locride. Ho detto tutto. Sei stata brava oggi. Sono buoni? Buonissimo. Ah, meno male. Ci vediamo alla prossima puntata. chefperpassione.it Promosso. Questo programma è stato offerto da... Con Iren Luce Gas e Servizi c'è sempre un'idea smart per la casa. Per esempio, con Iren Casa Online hai internet e luce nella stessa offerta. Scopri di più su irenlucegas.it. Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio, 30% libertà, mollare 0%, 10% dubbio.
20% avventura, 30% energia, 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici. Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura. Solo la frutta più buona. Nessun uomo è un'isola e neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui. Per capire. E per milioni di famiglie come questa che abbiamo creato Bassi e Fissi. Rende tutti quei prodotti... Biscotti! Latte, pasta... Che in un carrello della spesa devono esserci... Caffè! Ancora più convenienti. La lista delle cose necessarie è lunga. Ma da noi tutto ciò che conta è a prezzi bassi e fissi tutti i giorni. La prendo in parola. Resta a cena da noi? Certo. Conad. Persone oltre le cose. Capricorno, risolverete una questione preoccupante. Hai capito? Cinemino stasera? Buono. Ho un pesto nuovo, quello vero. Pesto vero, ne? Ma se ne ci muovete più in derie, quale fanno due risate? Quello che niente da fa. I senesi o pesto non fanno proprio diverso. Ma non è possibile. Ne fa quello di me nonna quando è in figge. Ti senti bene, Cennò? Come la casa chiama? Compagnia del pesto genovese. Buono.